Oggi voglio farti vedere come realizzo i miei supporti in legno per colare la resina. Stanco di utilizzare tele normali da pittura, dato che ho un pregresso da pittore, ho deciso di creare questo supporto in modo da evitare molti difetti che ho riscontrato sui supporti. Quando colliamo su una tela, la tela, non essendo rigida, tende a imbarcarsi a livello centrale e convoglia tutta la resina nel centro, lasciando vuoto tutto il perimetro del quadro. Questo non mi piaceva molto. Inoltre, il telaio, essendo poco rigido, tendeva a piegarsi con l'umidità e quindi, una volta finito il lavoro, poteva rovinarsi. Ho deciso quindi di creare questo supporto. Sono andato da Leroy Merlin e ho comprato i materiali necessari. Il supporto è questo qui. Qui lo vedete già finito. È un supporto in legno con degli assi, dei listelli a angolo retto. E un supporto rigido dove possiamo colare la nostra resina. Quindi il procedimento è molto semplice. Basta essere un po' pratici con il legno. Io sono un creativo e quindi mi piace fare questi lavoretti e ho deciso di ricrearlo da solo per me. Purtroppo online non ho trovato supporti già realizzati. Non so se magari creerò un sito dove poter venderli. Se sei interessato, fammelo sapere nei commenti. Come prima cosa andiamo a tagliare i listelli a misura. Il pannello misura esattamente 80x60, quindi andremo a tagliare i pannelli in modo da creare un angolo retto sullo spigolo con un taglio a 45 gradi. E una volta tagliati i listelli, possiamo tramite questi, che non so come si chiamano, comunque li trovate da Leroy Merlin e non hanno un costo eccessivo. Questi praticamente tengono il listello a 90 gradi, quindi essendo il taglio a 45 riusciamo a fare un angolo retto. Ne posizioniamo 4 e creiamo una cornice. Su questa cornice andremo ad incollare il pannello di MDF. Io utilizzo una colla vinilica tipo il Vinavil, è bianca e si applica facilmente con un pennello. Una volta incollato il pannello, lo andremo a fissare con dei chiodini per cornici. Il chiodino per cornice va benissimo perché, essendo fino, nel risultato non si vede il chiodo, il buco del chiodo, non ha testa e se non entra si spezza, quindi rimarrà sempre la superficie liscia. Ok, una volta fissato il pannello andiamo o con della carta vetrata, ma io generalmente uso la levigatrice orbitale, andiamo a rifinire tutti gli angoli e i lati del pannello e creiamo una superficie molto liscia. Una volta fatto questo, possiamo ricoprire tutto il pannello di una vernice acrilica gessata, che potete trovare sia su Amazon che da Leroy Merlin. Io adesso sto usando questa qui, ve la faccio vedere. Eccola qui. Questa va bene sia per legno che per muro e mi sto trovando molto bene. Vi ricordo di dare la vernice sia avanti che dietro, in quanto essendo il legno poroso potrebbe imbarcarsi con l'umidità. Inoltre, se ad esempio ci sono delle imperfezioni negli angoli, io generalmente creo un composto di segatura e Vinavil, che sono materiali che sicuramente avrete lì a disposizione. Non utilizzo stucchi particolari, ma utilizzo appunto questo composto. Metto un po' di Vinavil, ci verso sopra la segatura
e quando si asciuga lo scartavetro e diventa perfetto come lo stucco. Questa è una soluzione che adottano molti falegnami e mi sono trovato molto bene anche io. Allora, se sei nuovo del canale, mi raccomando, iscriviti e attiva la campanellina. Questo per me è di molto aiuto in quanto supporti il canale e tutto il lavoro che c'è dietro che sto facendo al momento a titolo gratuito. E puoi seguirmi su tutti i social, sono su TikTok, su Instagram, su Facebook. Per il momento sto fingendo questi, ma probabilmente in futuro arriverò anche su Twitch e farò delle dirette durante la creazione dei quadri. Io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e se il video ti è piaciuto metti un like, condividi il video a chi vuoi e mi raccomando, rimani sintonizzato perché tutto questo è arte grafica.